In una stanza al pian terreno di un edificio vuoto, in quella parte di San Francisco conosciuta come North Beach, giaceva il corpo di un uomo coperto da un lenzuolo. Erano quasi le 9 di sera e la stanza era illuminata appena da una lanterna. Tra la mobilia della stanza spiccavano in modo particolare tre pezzi: una poltrona, un piccolo trespolo a cui era appesa la lanterna e un biliardo che sosteneva il corpo del morto. Questi mobili, come anche il cadavere, pareva che fossero stati portati là di recente. Un osservatore, infatti, se ce ne fosse stato uno, avrebbe notato che non portavano tracce di polvere, mentre ogni altra cosa nella stanza ne era pesantemente ammantata. E c'erano ragnatele negli angoli dei muri. Dal silenzio della stanza si poteva dedurre giustamente che essa non si trovava sulla facciata della casa prospiciente la strada. In realtà non si affacciava che su un alto dorsale di roccia. Ad un tratto l'unica porta della stanza si aprì. Possiamo cominciare.
Procedo sulla parete ventricolare. Ecco. Il trombo è stato localizzato nel ramo interventricolare anteriore. L'arteria della morte improvvisa. La morte desiderata da tutti. Artemidos Cozema. Lo sa, Mencher, come i greci definivano questo tipo di morte? La freccia di Diana. Oh, mi scusi. Non è niente, non si preoccupi. Vada avanti. Lo scienziato muore per mano del poeta. Dica la verità, Mencher. Lei talora pensa che questa mia mania possa degenerare in assoluto in una vera e propria malattia mentale. Io invece non trovo assolutamente fuori luogo definire in questo modo la condizione spirituale dell'uomo nei confronti della morte. Se permette, professore, mi rifarò anch'io al greco antico. Autopsia vuol dire con i propri occhi. Vedere con i propri occhi. Come vede, apprezzo molto anch'io la cultura. Quando, per esempio, mi serve per saperne di più sullo stato dei polmoni di questo soggetto. Il rapporto con la morte è una malattia congenita e incurabile che io condivido con tutti gli esseri viventi. Ma soprattutto è una malattia sconosciuta nelle cause e della quale è pericoloso interrompere il decorso. Leviamo il polmone, Albert. Un grumo che ha procurato l'infarto. Ecco svelato il mistero della morte. Sì, scientificamente l'equazione è esatta. Si diagnostica e si dichiara l'uomo clinicamente morto. Ma in chi resta la morte evoca pensieri confusi, paura. Superstizioni. Quest'uomo era sicuramente un inquieto, un ansioso. Ebbene, eccone spiegato il motivo. Un inizio di tubercolosi. È solo l'ignoranza umana che crea la paura della morte. Lin! Buonasera, Lin. È qui da molto? Da qualche minuto. Allora avrà sentito tutte le nostre discussioni. È una regola per voi. Mi dia il mantello. Cara Lin, anche per lei la paura è solo superstizione? Forse la ragione da tutte e due le parti.
guardato un serpente negli occhi, Lynn. Ciao, Lynn. Servo da bere. V'è notizia degna di fede, comprovata da molti savi e dotti uomini, oggidì viventi, che l'occhio del serpente abbia proprietà magnetica, cosicché l'uomo che cade in sua balia ne è attratto malgrado il suo volere e miseramente perisce per il morso della creatura. L'unica meraviglia in tutta questa storia è che saggi ed eruditi come Morgenstern abbiano potuto credere più di 100 anni fa a cose che oggi farebbero ridere solo gli ignoranti. Una frase del genere l'ho già sentita pronunciare da Brayton, se lo ricorda Mencia. Certo. Un fisico valente, un vero materialista. Eravamo entrambi in Europa ospiti del professor Druring, il famoso zoologo. La sua passione, i serpenti. Un'ala della casa era addirittura adibita al serpentario. Cosicché non era difficile, camminando per la casa, imbattersi in una di quelle bestie. Una sera avemmo una lunga conversazione sul potere affascinatorio dei serpenti. E io, come al solito, feci la figura dello shock e del bigotto. Alcune sere dopo, io e Druring aspettavamo Brayton per la cena, quando un tratto sentimmo delle urla spaventose. Harper. Scusate. Non mi dire che ti sei lasciato suggestionare. Allora, professor Elverson? Le urla provenivano dalla camera di Brayton. Entrammo. Da sotto il letto spuntavano le gambe di un uomo sdraiato a terra. L'uomo non si muoveva. Lo tirammo fuori. Era Brayton. Morto. Il suo viso era scomposto in una maschera di terrore. E accanto a lui, sotto il letto, c'era una di quelle bestie immonde. Il professor Druring afferrò un bastone e scaraventò il serpente in mezzo alla stanza, proprio nella mia direzione. Io feci uno scarto di lato, mentre il serpente, scivolando sul pavimento, finiva la sua corsa contro il muro, da dove non si mosse più. Era un serpente imbalsamato. E i suoi occhi erano due bottoni da scarpe. Lei è un narratore suggestivo, ma un giocatore sleale. Harper, è meglio finire il lavoro di là. Posso venire con te? Ma certo, cara. Vado a prendere dell'altra imbozzitura. William, può venire un momento di qua? Guardi, William. È una donna colta, lontana da superstizioni, eppure ha paura.
È stato il suo racconto. Chiunque reagirebbe in questo modo in una situazione del genere. Solo in una stanza con un cadavere. È il momento complice, come dice Shakespeare. E nessuno riuscirebbe a stare a lungo solo in una stanza con un cadavere. Solo con la morte. Neanche per scommessa. Beh, io sarei disposto a scommettere su me stesso. Ah, lei come medico è meno soggetto alla paura. I medici e i soldati hanno una continua frequentazione con la morte. È vero. Ma io sono convinto che esista un uomo capace di restare chiuso in una stanza con un cadavere. Ma se esistesse davvero, come dice lei, sarebbe un nonnato di donna come Macduff. Ancora un'altra citazione. Sempre Shakespeare, come sempre. Non può stare lì. L'accompagno a casa. La scommessa. Sì? Quella di cui parlava Mencher. Vuole proporsi lei? Conosco l'uomo disposto ad accettare. Si chiama John Jart. E per quale motivo lo farebbe?
Eccomi qua. Tutto a posto. Bene. Non ci resta che attendere l'alba. In quella vecchia casa fa molto freddo. Mi ha messo addosso un'agitazione. A Jared no. Si muoveva a suo agio. Credo abbia molto apprezzato la polone. Ci si farà un bel sonno. All'alba gli porteremo la colazione. Spero proprio di non dovermi pentire. Perché? Teme di perdere la scommessa. La sua giovanile arroganza è fuori luogo. E si pulisca le mani. Mi scusi, Harper. Non volevo davvero offenderla. Mi scusi. Io invidio la sua incoscienza. A me non riesce di essere tranquillo. Se qualcosa andasse storto, sarebbe la fine di tutto. Ma cominci pure a mangiare, la prego. Aspettiamo Mencher. Mencher aveva un impegno. Con la signorina Lin? Già, con la signorina Lin.
Puerto Ricano. Lasci pure. Allora, come le sembra, eh? Eccellente. Mencher. Avanti. La signorina vient de Prague. Falla passare. Buonasera, Lynn. Buonasera. È qui William? No, William non è qui, è di turno all'ospedale. Lo troverà lì. Oggi pomeriggio mi aveva detto di essere libero. L'avranno chiamata all'improvviso. Ma prego, si accomodi. No, grazie, professor Elberson. Devo andare. Forse mi raggiungerà più tardi. Avevate un appuntamento? Sì, una cena. Mi sembra strano che sia mancato. Domani saprà darle una spiegazione. Ne ha sempre tante. Vuole che l'accompagni? No, grazie, non è necessario. Ho la carrozza qui sotto. Buonasera, professore. Perché ha mentito con me?
Non dovevate farlo. Devo avvisare Jared. È tutto un imbroglio. La scommessa è truccata. Mi dia la chiave! Cerchi di calmarsi, Harper. A me non piace giocare sporco. La colpa è tutta di Mencher. Voleva conoscere gli estremi confini della paura. Registrare minuto per minuto i meccanismi del cervello di Jared. Era terribilmente eccitato all'idea di poter vedere un uomo che si ritiene solo al buio, solo di fronte alla paura. E sa perché ho accettato? Per la mia certezza che Jared non ce l'avrebbe fatta mai. Scusi, ma non capisco. Mencher è un falso cadavere che può interrompere il gioco in qualsiasi momento. Se Mencher dovesse muoversi, Jared lo ucciderebbe. È proprio questo il pericolo. Conosco Jared. Non esiterebbe un attimo a difendersi. Mi dia la chiave! No! Dobbiamo interrompere questa assurda vendita! I termini della scommessa scadono domani mattina. Non è cambiato niente. Aspetteremo. E allora? No! Dov'è? No! Largo? No! Fate largo! Fate largo! Fate largo! Sì! Andiamo via! Aspetta, aspetta! Bisogna suonare la porta. Forza! Dai, forza! Vai! Vai! Thank you.
omicidio. Un omicidio? Un omicidio? Calma, 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 signor Smith. Non toccate, per favore. Non dobbiamo fuggire subito. E Jared? Le va molto denaro, Harper. Abbiamo ucciso un uomo. Un uomo che era nostro amico. Potrà andare in Europa a viaggiare. Un nostro gioco. Ha creato un assassino e una vittima. Non abbiamo nessuna responsabilità in questo. È stato Mencher a volerlo. La colpa è stata di Mencher. Professor Elberson. Non mi aspettavo di trovare lei. Anch'io sono sorpreso a vederla. La sto cercando da molto tempo. Frequento ambienti diversi. Sono un giocatore adesso. Un baro, vorrei dire. Jared, non sono stato io. Lui e Mencher non hanno giocato pulito. Stia zitto, Arthur. Lei era al corrente di tutta la faccenda. E avrebbe potuto intervenire. In realtà non ha fatto nulla. Sta mentendo. Era convinto che alla fine il suo campione avrebbe vinto la scommessa. Io solo l'ho perduta. E con questa... La sua dannata professione. Cosa vuoi? Denaro? Quanto ne vuoi? Posso dartene molto, eh? Non è questo che voglio. E allora che cosa? Voglio solo dirti che 7 anni fa non ci sono stati né vincitori né vinti. Quando si uccide un uomo venendo in vita, la cosa migliore da fare è quella di scambiare i propri abiti con i suoi. E cogliere così l'occasione per la propria libertà. William. William Mencher. Com'è possibile? E Jared, cosa ne è stato? Sono io. Mencher e Jared. Assassino e vittima. Non è stato facile all'inizio.
questo dualismo mi logorava. Ma ora, finalmente, ho raggiunto il mio equilibrio. Un equilibrio al di fuori di ogni norma. Anche se per questi equilibri ha pagato con la vita una persona. Non ho ucciso io, Jarrett, ma la paura. Io sapevo che Jarrett era impaurito. Così, non ho saputo resistere alla tentazione di tornare alla vita e di divertirmi un po' con lui. Davvero non ho saputo resistere. Certo, non pensavo che l'avrebbe presa così seriamente. In fede mia non ci avevo pensato. Jarrett non è morto di paura. L'hai colpito. Io ho visto il suo viso. Era maciullato, irriconoscibile. Dopo, io sono stato costretto a prendere il suo posto. E ho provato la sua stessa paura. Giaceva a terra, inerte. Gli occhi erano sbarrati. Erano pieni di stupore. Non potevo più fare niente per lui. Potevo solo aspettare il vostro arrivo. Il gioco si era capovolto. Io, il finto morto, ero diventato colui che doveva fare la veglia con un cadavere. Un medico dovrebbe essere abituato all'idea della morte. È vero, Helverson? Infatti, quel povero corpo mi faceva soltanto pena. L'unico problema era il freddo. Faceva un freddo terribile. Ho spogliato Jarrett e mi sono messi i suoi vestiti. E nel frattempo la candela si era consumata. Al buio potevo soltanto pensare. E lentamente il mio pensiero si fissò su un'idea. Quell'uomo morto che giaceva lì per terra. Sì, è vero. L'ho colpito. Ma solo per convincermi che fosse veramente morto. E non ci sei riuscito, eh? Jarrett vive ancora nella tua mente. Ognuno è quello che decide di essere. Mencher e Jarrett sono due buoni amici adesso. E non si separeranno mai. Ashes to ashes, dust to dust.